Radio Palco. Nuovi talenti sotto i riflettori. Amici all'ascolto, ben ritrovati a questo appuntamento qui a Radio Alfa con Radio Palco. Quest'oggi tornano nostri ospiti i Paranza Vibes, Pier Vito e Matteo, che saluto. Ciao ragazzi e bentrovati. Ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Alfa. Noi già vi conosciamo perché siete stati già nostri ospiti in passato, però ricordiamo agli amici che ci seguono che siete un duo salernitano di Ponte Cagnano e siete nati come band nel 2000, quindi è un bel po' che state insieme e fate musica insieme. Sì, Paranza Vibes è nata nel 2000 e eravamo in quattro all'epoca e poi eravamo tre cantanti e un DJ. Invece adesso dai quei quattro siamo rimasti soltanto io e Pier Vito e poi abbiamo fatto nei nostri 14 anni di carriera un lunghissimo, tanti cambiamenti. In modo, adesso abbiamo una band che è Positive Vibration, che salutiamo. E i due cantanti siamo noi e poi ci sono un sacco di gente che ormai collabora con noi tra grafici e quant'altro. E questa sera ci presentate il vostro nuovo lavoro, è uscito da poco, è un singolo che si intitola La Carovana ed è in collaborazione con Terron Fabio dei Sud Sound System. Come nasce questa collaborazione? Niente, visto che sono, come diceva prima Matteo, sono 14 anni che comunque noi giriamo nell'underground e non solo, conosciamo da tanti anni i ragazzi e si è sempre parlato di un pezzo insieme. Questa volta, come che poi questo dovrebbe essere il nostro quinto disco, abbiamo cercato di fare un lavoro diverso, cioè nel senso, visto che poi i dischi dopo due o tre settimane diventano vecchi, abbiamo cercato di lavorare come si faceva prima, siamo tornati un po' indietro e quindi abbiamo deciso di cacciare i nostri singoli, quindi questo è il primo con Fabio dei Sud Sound System e poi voglio ringraziare e salutare e poi c'è anche un video, sì. Diciamo in stile reggae western, dove all'interno collabora anche Nandu Popo, che è uno dei tre cantanti dei Sud Sound System. Quindi il pezzo La Carovana fa capire proprio il perché noi abbiamo fatto questo dal titolo, cioè la carovana di emozioni. La musica dovrebbe essere una carovana che gira e gira senza mai fermarsi per portare bene, cultura, passione, diciamo quello che un po' manca. È un inno alla musica fatta quando si incontrano le persone che si stimano e si vogliono bene. Infatti tutto questo emerge dal video e voglio anche ricordare che voi avete fatto questo video davvero molto carino, che poi tra l'altro è un corto in realtà, in cui appunto c'è questa ambientazione western, e avete anche creato un sito ad hoc proprio per il video e per questo singolo. Sì, abbiamo creato un video ad hoc che è www.lacarovana.net, dove lì si trovano magari tante, per chi è curioso, trova foto di backstage, video di backstage e tante novità, magari iniziative che appunto appartengono al singolo. Come è stato realizzare questo video? Raccontateci qualche aneddoto, perché sicuramente vi siete divertiti. Tantissimo. Si vede, no? Sì. Si vede. Ci siamo divertiti tantissimo, perché poi non è il solito video. Gli altri video magari noi facevamo soltanto la parte dei cantanti, mentre in questo video abbiamo fatto anche gli attori, tra virgolette, sì. Perché ci siamo divertiti tantissimo. Poi alla troupe di Grafite Produzioni, che è di Cellino San Marco, loro sono stati bravissimi e ci hanno veramente aiutato e indirizzato nelle parti del video. È stato molto molto divertente. Poi lavorare con il Sud Sound System è già un divertimento per sé, oltre al lavoro che abbiamo fatto per girare il video. Poi diciamo non è a caso che è stata scelta proprio La Carovana, no? Dal nome. Noi con questo reggae western, la storia, vogliamo fare una massima anche sulla discografia italiana. Allora, uno è un nostro omaggio a Sergio Leone, al grandissimo musicista Morricone, che hanno fatto la storia della cinematografia italiana. Poi noi degli anni 80, con tutti cresciuti con tutti quei western che andavano in televisione, quindi noi siamo proprio cresciuti, il sogno dei bambini era quello là, del cowboy. Sì. Infatti poi nel video non abbiamo sfruttato nessun tipo di pistola, di violenza, infatti non ci sono neanche le fondine. Anzi, voi cacciate anziché la pistola, poi alla fine il disco. Quindi era proprio, infatti è proprio questo, quello là di siamo andati a liberare la città da uno sceriffo cattivo, che era poi Nandu Popo, che poi si è fatto convincere da noi che la musica poteva unire le persone. Infatti è una massima alle persone che adesso, alla discografia o a chi non è attento, che la musica non si sta svuotando del significato culturale, cioè deve essere anche
lo so, dal punto di vista dell'aspetto ludico, ma non deve perdere mai il valore culturale. Certo, deve sempre in qualche modo lanciare anche un messaggio positivo. Ragazzi, ascoltiamo questo singolo che davvero è molto bello, quindi La Carovana, i Paranza Vibes. Fabio Masta, Paranza Vibes e Teron Fabio, famosa Sun Sound. Hey! Chamone, mo. Seguiamo sta carovana. La musica è vita, non si ferma la dogana. Seguiamo sta carovana. Sulla mano io urlavo tutta settimana. Comincia lo viaggio, caricate di coraggio. Sappi che è tortuoso, per questo c'è daggio. Sappi non c'è sosta, sta strada è molto tosta. Ma se la sai pigliare, ben c'è diventa vita giusta. Non ci sono frontiere, mi sfida ma solo questa musica non tena, bisogna e passaporto. Lui si ma canta storie, canta ci chiama ogni corte. Paranze terra un Fabio, chiaro signora vita porta. Come vuoi tu si dove? Come quando esce il sole e poi da brucia in bronde. Come vuoi tu si dove? Si unisce questo stile va veloce come tram. Non te piglia e fregala, viva di sta favola. In ma gamba tutte figlie che la gamma merita. Non cambiare nuvola, non c'è sta pericola. Viene insieme a noi con noi e non c'è stanna vingola. Seguiamo sta carovana. La musica è vita, non si ferma la dogana. Seguiamo sta carovana. Partenna rusa, lienta fino a Ponte Gagnana. Seguiamo sta carovana. La musica è vita, non si ferma la dogana. No, no. Questo è che per noi lo lascia passare. Cancioni e posto che face girare. Si deve non che sa muova testa carovana e nomade. Uniti questo suono più semplicemente grida. Certo lì che sa muova testa carovana e nomade. Uniti questo suono più semplicemente grida. Seguiamo sta carovana. La musica è vita, non si ferma la dogana. No, seguiamo sta carovana. Lo sulla mano io ornapa tutta settimana. Seguiamo sta carovana. La musica è vita, non si ferma la dogana. No, seguiamo sta carovana. Partenna rusa, lenta fino a Ponte Gagnana. Seguiamo sta carovana. Paranza e Teron Fabio te portano lontana. Fabio Masta, Paranza Vibes e Teron Fabio Maguai. Framota Suzza, Campania e Salento Unite. Tutta la carovana che è in giro per il mondo, con la musica se ferma mai. A ci vive questa storia qua, cultura e passione. A ci se la presenta questo stile qua. A dunca ti ai ai. Ma lo vai mai. Questa è la storia noscia de tanti anni moia qua. Se ferma mamma mai. Signora Bride caro mani non c'è vero. Salienta fino a Ponte Gagnana. Rieccoci, questo brano La Carovana dei Paranza Vibes, che oggi sono i nostri ospiti a Radio Palco qui a Radio Alfa, e voglio commentare con voi ragazzi questa frase che mi è molto piaciuta: la carovana dal Salento a Ponte Gagnano. Vabbè, diciamo che il senso del titolo del brano e di tutto il video in sé l'ha spiegato Pirvito, però sì. A noi il fatto della carovana stavolta lo racconto io, perché solitamente lo racconta lui, che noi siamo partiti da Salerno con un pullman per andare a Lecce. Immaginavo che dietro ci fosse un viaggio. In effetti questo pullman, diciamo, era un po' scarico di ammortizzatori, e siccome abbiamo fatto una strada interna, perché non abbiamo fatto quella l'autostrada che arriva fino a Potenza, ma bensì per Polla, perché là i pullman non potevano accedere per lavori magari.
e abbiamo fatto una strada veramente impressionante, assurda. E il pullman faceva questi movimenti che io mi sentii malissimo anche. E disse: Piervi, voglio scendere, basta, ce la faccio più. E invece poi siamo arrivati lì e siamo andati in studio un po' frastornati dal viaggio, oltretutto stanchi. E Fabio, il cantante di studio, ci ha detto: ragazzi, ma che è successo? E no, disse Piervito, Fabio, sono venuto qua con un pullman, sembrava una carovana quella lì del western vecchia. E da lì è andato, e da lì quindi praticamente siamo venuti con la carovana partendo cioè da Ponte Cagnano fino ad arrivare al Salento, quindi questo è anche il viceversa, perché poi abbiamo fatto il ritorno e poi è stato diciamo un po' più, eravamo più tranquilli, un po' anche contenti che finalmente si era realizzata, o meglio, diciamo, o meglio, o meglio sapevamo a cosa andavamo incontro, quindi siamo andati più preparati. Non abbiamo mangiato, ci hanno portato un cuscino. Ragazzi, dicevate che questo è il primo progetto, il primo singolo di un progetto appunto più ampio che vedrà altri tre singoli con altrettante collaborazioni. Sì, questo è il primo, diciamo, progetto, il primo singolo che sta andando veramente molto bene sia su iTunes, su tutte le piattaforme digitali, perché noi l'abbiamo fatto, noi l'abbiamo portato qua, quindi per voi, per ringraziarvi a Radio Alfa, però il disco non è fisico, non verrà distribuito fisicamente, ma solo sul digitale, quindi questa è un'altra nostra scelta di marketing che abbiamo diciamo adottato in, anche in collaborazione con Tino Coppola di Beat & Sound, che è la nostra etichetta. Che poi per la prima volta noi ci siamo legati anche a un'etichetta salernitana, quindi stiamo cercando di fare un discorso anche di musica a chilometro zero, quindi questo che di questi tempi fa sempre bene. Sì, fa sempre bene, tutti quanti si fanno sempre a Milano, vanno sempre a Milano, a Roma, noi abbiamo anche molte persone valide qua, quindi noi ci curiamo e ci difendiamo il nostro territorio, questa è la prima cosa fondamentale. Infatti abbiamo scelto di venire prima qua da voi prima di iniziare questo tour che poi ci porterà in giro. Infatti mi subito mi lego alla tua seconda domanda, alla tua domanda che hai fatto prima. Questo è il primo singolo con Terron Fabio, e quindi però poi ci sarà anche subito un altro con Anthony Johnson. Infatti noi il 12 aprile saremo ospiti a Barcellona per fare un concerto dove registreremo sia il video della canzone con Anthony Johnson e ci porteremo anche Cascione con noi, quindi faremo proprio una nuova carovana che parte da notte da Salerno però arriva a Barcellona questa volta. Speriamo che la strada sia migliore e poi e niente, e poi ci sarà un altro Gunzulù e poi un altro due non ve li dico perché vediamo qua, sì, ce ne saranno tre, in quest'anno ne faremo tre, quindi Sud Sound System, Anthony Johnson e poi verso la fine di anno uscirà anche il singolo e il video con Zulu, tutti artisti di altissimo livello, anche artisti internazionali, che artisti che hanno sposato, ripeto, sottolineo questa cosa, la cultura. Infatti diciamo sono personaggi che lavorano da 20 anni e non hanno mai venduto il loro ideale, la loro musica per diciamo per un poco di visibilità in più. Bellissimi progetti per i prossimi mesi, immagino che suonerete e canterete sicuramente. Adesso si prepara l'estate, il tour del singolo, un po' strano però è così. No vabbè, comunque stiamo portiamo ancora avanti il disco che è uscito Controfase, che pure siamo venuti qua a presentare con te, ricordo. E che è uscito 2 anni fa, quindi abbiamo ancora lo strascico del disco da poi proporre magari in luoghi nuovi dove non siamo stati. Oltretutto poi il singolo La Carovana, che chi lo vuole ascoltare dal vivo si aggiorni al nostro sito www.paranzavibes.com oppure sulle nostre pagine Facebook. Ragazzi, che dire, ancora tanti complimenti, tanti grazie. In bocca al lupo, grazie. Ci rivediamo presto al prossimo singolo e grazie per essere stati con noi oggi. Grazie a te, per noi Radio Alfa è una tappa fondamentale. È un ringraziamento a te, un ringraziamento a Radio Alfa, Original Ragamuffin, Paranza Vibes, che sei Radio Alfa, senta del Sam, yes. Radio Palco, una produzione Radio Alfa. Per salire sul nostro palcoscenico, info@radioalfa.com.